E ora facciamo un passo indietro, tornando a quando il muro ancora esisteva, a quando la DDR, cioè la Germania Est, in 20 anni vinceva più di 500 medaglie olimpiche. Ma come poteva una nazione così piccola vincere così tanto? La risposta è arrivata dopo la caduta del muro di Berlino. Si aprono le pagine del doping di Stato. A Berlino è volato per noi Ettore Giovannelli. Hanno vinto centinaia di medaglie, ori olimpici, titoli iridati, stabilendo record mondiali, umiliando gli avversari con prestazioni superlative negli anni 70 e 80. La Germania Est ha esercitato per 2 decenni un dominio assoluto, soprattutto a livello femminile, in particolare nel nuoto e nell'atletica. Un piccolo stato, ma una superpotenza nello sport, superata solo da 2 giganti, Stati Uniti e Unione Sovietica. Ja, 30 Jahre sind vergangen. L'altra faccia di quelle medaglie, però, non è così splendente. Dopo la caduta del muro, dai documenti e dai dossier della Stasi, la polizia segreta, è emersa la verità. Il regime comunista aveva varato nel 1974 un piano altamente segreto, sigla 1425, imponendo un doping di Stato meticoloso, burocratico. Ci davano delle pillole blu, dicendoci che erano vitamine, mezzi di supporto. In realtà, erano steroidi anabolizzanti. L'oral Turinabol serviva ad aumentare la massa muscolare, permetteva allenamenti più lunghi e più duri. Era prodotto dall'azienda farmaceutica di Stato, la Jena Pharma. Circa 400 fra allenatori, medici e funzionari hanno dopato in quegli anni oltre 10.000 atleti, la maggioranza minorenni, per 2/3 ragazze. Quei bambini ed adolescenti di allora oggi hanno fra i 50 e i 60 anni. 1 su 4 si è ammalato nel tempo. Tumori, sterilità, organi interni avvelenati, psicosi. Il caso simbolico è quello di Heidi Krieger. Imbottita di ormoni con i tratti somatici ormai modificati, dopo anni di depressione e di crisi, ha cambiato sesso. Oggi si chiama Andreas. Eravamo solo un materiale, oggetti, macchine per produrre medaglie. Ancora oggi sono scioccata dalla freddezza e dall'indifferenza con cui siamo stati trattati. Senza scrupoli, senza curarsi degli effetti collaterali di quelle sostanze che a quei tempi non erano testate nemmeno sugli animali. Nessuno ha pensato alle conseguenze a lungo termine sulla nostra salute, sulla nostra vita. L'Associazione per le vittime del doping di Stato assiste circa 2.000 ex atleti. Per il futuro c'è anche il problema della seconda generazione dei nostri bimbi nati malati. Il mio primo figlio, per esempio, è nato con la pancia aperta. C'è bisogno di uno studio scientifico a proposito. Berlino festeggia la caduta del muro che in alcuni tratti sopravvive come opera d'arte, ma 30 anni dopo il doping di Stato resta una ferita aperta, un capitolo scuro.